Stop right there! You criminal scum! Yo. Ehi, hey, Roy! A quanto dicono le previsioni, non dovremmo preoccuparci della nebbia per un bel po'. Quindi prendiamocela con calma, ok? Possiamo risparmiare la giornata e comunque tenere toste le nostre skills. Non so scegliere fra Mitsuru e Yukari, mi serve la sua saggezza suprema. Se puoi, punta su Mitsuru. Mitsuru vince su tutte. Chiedimi una... Yosuke. Mi chiedi una saggezza su Yosuke? È un buon amico, ma non a livello di Ryuji. That's a good plan. Sì, non ha senso farci prendere dall'ansia. Assicuriamoci di utilizzare il tempo che abbiamo fino al prossimo giorno di nebbia a nostro vantaggio, in modo da salvarlo come si deve. Salvarlo... sicuramente. Utente Socco, grazie per il sub per il 18° mese di fila, bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Non posso seguire live per evitare spoileroni, ormai lunedì e mercoledì sono sempre di passaggio, quindi vado a memare presso Matt, va bene. Ciao bello. Hanno postato i risultati dell'esame. Ah, il triste momento della verità. Beh, vogliamo andare a vedere? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ciao Matte Panda. Fabioz, grazie per il sub per il 5° mese, bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Sono entrato in top 10! Wow, ben fatto, Roy! Sei così intelligente. Lo so. Chi tra i personaggi di Persona 5 a parte Goro ti piace meno? Meno? Forse Yusuke? Credo Yusuke. Yo, Roy! Sai che abbiamo gli allenamenti oggi? Il sovrintendente è venuto per una buona volta. Quindi non te ne dimenticare. No, Metal Face, tranquillo, non sei ancora nel botto di roba. Visto il rewind di Giulia? Sì, l'ho visto. Perché Roy cammina come se avesse raga di anali? Perché ha raga di anali. Oh. No. Dicevamo. Allora, ci abbiamo, come sempre. Ho iniziato i film di Persona 3. Oh, bene. Skinner! Allora, possiamo fare social link loro. Social link suo. My controller feels funny. Ci saranno Vegro questo sabato? No, purtroppo no, Kami. Una ricetta segreta di famiglia. Ah, comunque no, purtroppo non riuscirò a esserci. Scusate, eh? Forse è il caso che cambi controller. Ah no, certo. Forse perché è un attimo coperta la PlayStation TV. E quindi non recepisce bene. Ok, molto meglio. Dicevamo. Going to town. Oh, mi spiace, Sophie. Mi raccomando, riguardati. Bevi tanta acqua. L'acqua fa bene. Yukiko. Allora, dovevamo cercare il ragazzo col cappello per poter andare nel dungeon. Le ansie vere quando non vanno i controller. Madonna, pensa se ti succede mentre stai giocando a Tekken. Potrei uccidere qualcuno. Tranne il mio avversario, naturalmente, se non mi funziona il controller. Ciao, bambina!
Vediamo se Yosuke ha beccato qualcuno. Qui non c'è nessuno di nuovo. Forse dobbiamo andare alla Samegawa Food Plain. Wait, ma l'Evil Jan? Quale? Ah, Evil... è un tasto nuovo, sì. Shrine. Ciao, bambi! Mirko, ciao! No. Vaffanculo, bambina, cazzo vuoi? Ok. Cosa fai, Voljan? Mi chiedi qualcosa e io ti rispondo nella maniera più cattiva che mi viene. Tizio... ah, è vero. Ci avevano detto che era da Junes. Ciao, John. Mi sto recuperando adesso tutto Luxastra. Ottima interpretazione da Edgy. Grazie, Julisa. Uè! C'è qualcosa di cui... ti serve qualcosa? Molta gente in città viene... viene qua a incontrarsi. È un luogo molto utile, non è vero? Questo qui non si stava beccando con Kanji? Potrebbe saperne qualcosa. You're asking if anything... Mi stai chiedendo se... mi è sembrato ci fosse qualcosa di strano mentre parlavo con Kanji? Molto bene. Sembra una questione quantomeno urgente, quindi te lo dirò. Se mi stai chiedendo riguardo agli eventi recenti, allora sì. C'era qualcosa fuori dall'ordinario. È qualcosa che ho percepito mentre ero con lui. Quindi gli ho detto chiaro e tondo che mi sembrava una persona strana. Dopo averlo detto, la sua espressione è cambiata all'improvviso. Mi sono quantomeno stupito. Visti i fatti, credo che le sue azioni fossero costrette e innaturali per tutto il tempo in cui sono stato con lui. Potrebbe avere una qualche sorta di complesso, anche se non ne ho alcuna prova. Sembra che Kanji abbia un complesso di qualche tipo. Forse questo è un indizio abbastanza utile per Teddy. Quindi proviamo a chiamare tutti e andiamo da Teddy. Una volta mi è saltata la corrente dopo 3 ore di Xenoblade Chronicles, quello per Wii, che non ha l'autosave. 3 ore, senza salvare, alle 2 di mattina. Quanto mi spiace, metà. Mi stai sfocando. C'è qualcosa qui. Una volpe. Ma quando... La volpe misteriosa che hai incontrato al santuario è seduta di fianco a te. Che possa averti seguito senza che tu te ne fossi accorto. Oh, da dove salta fuori? Oh, è spaventoso. Oh. Ma questo grembiule, penso di averlo visto al santuario. Hai raccontato a tutti di come l'hai conosciuta. Eh? Una cura con le foglie. Cooperare con noi. Ma stai scherzando? Quindi vuole dei soldi in cambio, cioè, vuole dei soldi per aiutarci. Cioè, yep. Ma che problemi ha? È come se potesse capire quello che diciamo. Yep. Ha yeppato di nuovo. Forse veramente riesce a capire ciò che diciamo. Ma quando ci pensi, significa che la polizia... Vuol dire che la polizia o chiunque altro non ha mai trovato questa volpe, giusto? Se c'è... if it followed after us... Sì, tipo, se è venuta da noi, vuol dire che c'è un buon motivo. Yep. Pensate che possa veramente capirci? Che cosa dovremmo fare? Beh, sarebbe brutto se la ingabbiassimo. Non sembra che ci possa fare alcun male. Che cosa ne pensi? Lasciamo che ci aiuti la volpe. Sono belle le volpi. Mi piace una, dovrei farmi avanti? Certo. Allora, come puoi rimorchiare la tua ragazza? La ragazza dei tuoi sogni. Vai da lei, la guardi dritta negli occhi, ti abbassi i pantaloni, le porgi il cazzo e dici: ora succhia, questo è il tuo nuovo Corano. Questo l'ho detto perché mi è stato chiesto Evil Jan, non perché lo penso. Non fatelo, ragazzi. 1, è molestia sessuale. 2, non fatelo. Sì. E ripensando a ciò che è successo al santuario, non pensate che questa cura potrebbe esserci di grande aiuto?
Ci stai suggerendo di portarla con noi nell'altro mondo? Penso che potrebbe funzionare. Non mi sembra che se ne andrà tanto facilmente comunque. E io di certo non voglio essere... being all sulky and getting up to mischief in the store. Sì, non voglio creare casini nel negozio. Andiamo nella TV. Yeah, let's go! Già hanno iniziato a giocare con il mio gruppo a D&D e ho consigliato alcuni dei video dei Steve ai giocatori. Uno di loro ha iniziato di sua volontà a guardare Lux e è rimasto di sasso quando gli ho detto che è tutto improvvisato. Vista la qualità pensavo che ci fosse un minimo di preparazione, ma invece direi di non dover aggiungere altro. Scusate se non è inerente a persona, ma volevo condividerlo prima di dimenticarmene. Grazie mille, Illuminato. Oh, hai scoperto di più su Kanji? Un complesso. È tutto qui? È tutto quello su cui posso lavorare? Ah, mi stai facendo fare... è dura così. Oh, beh, allora... fiuterò quello che posso il più possibile. Penso di aver trovato qualcosa. Sembra il nostro bersaglio. Seguitemi! No, ora la volpe non fa parte del party. Archer, ma se noi torniamo nella zona principale ci può curare. Così non possiamo fare tipo tutto il dungeon, lo possiamo fare in una botta sola. Sembra soltanto a me? O sembra che la nebbia qui sia un po' diversa? I miei occhiali si stanno tutti appannando. Uff, quanto fa caldo lì. Questo posto è... Venite, micetti. Oh, dei pettorali così ben definiti. Non c'è bisogno di spaventarsi. C'è motivo. Ora rilassatevi. Aspetta un attimo, io non ci entro lì. Grazie Dandy, grazie per il sub per il secondo mese, bentornato nel membro dello scudo della morte. Ma Kanji è davvero lì dentro, Teddy? Il naso lo sa! Noi stiamo veramente per entrare? Riesco già a sentire il sudore che mi scivola lungo la schiena. Questo è perché fa caldo. Ok. Sai che ci sarà l'Omegro? No, non lo so. Let's go, boys! Tutti nudi. Questo posto è molto vaporoso. Quindi, perché sento un brivido lungo la schiena? Penso di essermi preso il raffreddore. Il mio naso è assolutamente inutile qui. Kanji, dove sei? Rispondi! Ma prima una cosa. The Nutella Biscuits, bitch. Ah. Non lo chiamare per amor di Dio. Ale. Hai visto la live con Cerbero con Matt e Simo? Sì, piaciuta. Invece una campagna con i ragazzi di Cerbero che mi hanno proposto. Il mio pensiero al riguardo appena finisco di mangiare sto pan di sto Nutella biscuit. No. Allora, Siro Vista, come l'ho trovata? Simone e Matt erano in assoluto tra quelli di coso, di Intail, più adatti ad andare lì. Perché sono goliardici, sanno divertirsi. Io per dire una situazione del genere mi sarei sentito molto a disagio. Non perché mi sarei sentito stretto all'angolo per qualche motivo. Semplicemente io non sono molto tipo da goliardia.
ho bisogno del mio tempo per entrare in quegli atteggiamenti con le persone. Una campagna con quelli del Cerbero Podcast. Allora, no, con eccezione di Marra. Non so perché Marra mi ha fatto un'impressione molto positiva. Cioè, in generale, non parlo solo di quella live. Del poco che ho visto del Cerbero Podcast, Marra mi è sembrata una persona molto genuinamente interessata agli argomenti di cui va a parlare, dell'opinione del suo prossimo. Ed è, tra i tre, era quello che meno mi aspettavo fosse un po' più nerdino. Mi ha fatto molto piacere sentire le opinioni di Marra e i suoi discorsi. Non ho avuto modo di conoscere un attimo meglio Simone, cioè Simone l'ho conosciuto una volta, eravamo a casa di Tyler. Ma nella live lui ha fatto molto da moderatore, non si è preso troppo in domande o opinioni. Quindi mi è dispiaciuto non sentire di più da parte di appunto Simone. Mr. Flame c'entrava purtroppo un po' come i cavoli a merenda. E mi dispiace che non mi dispiace Mr. Flame, però era un po' fuori posto. Poi ovviamente quando è partita la goliardia, tutti molto molto easy, molto sereni. Cioè, sono contento del risultato sia per Simo che per Matt che per il Cerbero Podcast. Era una piazza difficile, infatti la chat era un proselito di cringe raga, greve zia, roba del genere. Il che erano prevedibili e noiosi come ci si aspettava. Ma gran parte della chat comunque si è spesa in molto interesse. Diciamo che mi aspettavo una certa resistenza, che è stata superata nel giro abbastanza anche breve, una mezz'oretta. Quindi mio! Dove sei? Dove sei? Cadi merda. Quindi sono, diciamo che è andata molto bene. Seconda. Direi mazzio. Rispetto a tutti e tre del Cerbero Podcast, Marra è il migliore. Vaffanculo. Ci ho potuto parlare purtroppo per poco, ma è stata una persona davvero squisita per come si pone, sia per come parla e attratta ogni discussione. Sì, mi ha fatto un'ottima. Deals light physical damage to one foe. Deals light physical damage to one foe. Quindi perché Sonic Punch pesa di più? Come spanova il Reaper di persona. Fanculo. Menaggio. Oh! Molto bene. Concentriamoci su uno solo. Oggi niente Gabbo? Nope. Dai, riga. Merda. Perfetto. Sono grandissimo pezzo di merda. Metalface c'è da persona 3 Reaper. Battere le mani da qualcosa in particolare, un sacco di soldi e un bel po' di esperienza. Ciao Daniel. Ah, agi loro, no? Sì, agi. Comunque la proporzione è la più forte Yukiko che riesce a generare delle onde urdu con un semplice ventaglio, sì. Shuffle time. Scusa Gian per l'ignoranza, ma di che cosa trattano quelli del Cerbero Podcast? Elementi di attualità dal web e non. Monia. Sera Side, sono tanto in ritardo? Sì, guardi, si è appena perso un botto di roba.
Did I hear Begone Thought? Esatto. Comunque i dungeon sono in assoluto il momento migliore per chiacchierare, così non devo tradurre niente, devo solo menare a gente. Come sta Sire? Tutto bene, grazie. Loro sono deboli a zio, se non ricordo male. Continui, Banks! Brava Chiara! Brava Chiara! Forse a Garu? A Garu. Certo che puoi! Dacci dentro, Cie. Tranquilla, Marri. Provati in ogni pan di stelle? No, non ancora. Che pallide imitazioni dei Nutella Biscuits. Allora, Volkire. Personaggi. Allora, change to persona, non personaggi di T-Up. Personaggi di T-Up. Aiutami con la tua memoria uditiva. La citazione Vessigli emblemi, Vessi emblemi. Ti dice qualcosa? Allora, sì. Ma non mi ricordo dove viene. Era sicuramente Knuckleditz, quindi il video è perso nei meandri del tempo. Purtroppo. Credo fosse dal Trono di Spade. Una capace GTR a cui hai partecipato che mi posso andare a cercare e guardare. Quella di Cyberpunk sul canale Twitch di Luca Comics. Oh shit. Sto facendo il corso di doppiaggio all'ODS, mi sta piacendo un botto. Tuttavia non riesco a mettere la dizione nella mia parlata normale. Come hai fatto tu? Sforzandomi di farlo. Ci vuole tempo e costanza, soprattutto. Knuckleditz o le storpiature di Le Storie Tese? Ottima domanda. Sai che non me lo ricordo. Credo sia più Knuckleditz. Ma bufu. Resiste a Bufu. Maragi. Waifu preferita, la mia Speedwagon. Non avevo dubbi. Rampage. Pa, 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 pa. Uff. Major uff. Quindi loro sono deboli a un cazzo. Lui è resistente. Sarà resistente a tutto perché è una mano de merda. Dai, finita. Waifu preferita, in assoluto. Credo comunque Asuka di coso? Di Neon Genesis Evangelion. Non lo so in realtà, Per carità. Ne ho tante, Symmetra e Tracer di Overwatch. Appunto Taita Kemi di Persona 5. Ce ne sono tante di personaggi interessantini. Riguardo il Persona 4, dopo quello che si è visto con Kanji, posso confermare che il Midnight Channel sia rete Capri. Allora, skill. Allora, Yukiko dovrebbe avere media. Yosuke dovrebbe avere Dia. Ok. Teddy meglio di Morgana. Questo soltanto perché tu sei 1. Un furry. 2. Un degenerato pezzo di merda. 3. Una persona dai gusti veramente, veramente scarsi! Ah, la gente con gusti di merda! Tipico della plebe infame e ultima. Ma che cosa ci si aspetta da gente che non sa che cosa voglia dire possedere una villa sul castello di Norimberga? Una mano dorata. Ah, come piace a me, brava che cadi. Cosa ne pensa del Rocky Horror Picture Show? Un'opera estremamente interessante che porta gioia e gaudio nella mia quotidianità, pensandoci. Il buon Tim Curry che sempre porta un sorriso sul mio volto stanco. E Dio santo. Forza, abbattete codesta mano. E adesso mi ammazza Yukiko. Non gliel'ho detto io di farlo. Oh, giù di botte. Oh, forza. Ah,
Lolo d'Attack, un passatempo tipicamente maschile. Dopo farci una recensione approfondita col suo nuovo inserto Io Pirla. Di che cosa? Dipende di che cosa. Half the money. Ma col cazzo half the money. Molto bene. Change to persona. Metti il momento Berlusconi. No. Squillino le trombe, trombino lo squillo. Ego Xerno, il vostro paladino, arriva alla vostra corte. Ciao Xerno, bentornato. Titan ci sale di livello e impara Dodge Ice. Può esistere un nobiliare, un momento nobiliare misto di Vol'jin? No, perché insito nel momento nobiliare, essendo nobile, non gliene frega niente dell'opinione degli altri. Quindi lo fa in automatico. Molto bene. Sto guardando Persona 4 di Animation e penso sia l'unico caso in cui preferisco il doppiaggio inglese al giapponese. Porca puttana, Yosuke non si può sentire in giappo. Ma spesso preferisco il doppiaggio. Allora, in realtà no. Preferisco quasi assolutamente il doppiaggio italiano a quello giapponese e quello giapponese a quello inglese. In pochi casi il doppiaggio inglese supera quello giapponese, per me. Molti pochi casi. Persona è uno di questi. Salve. Metodi per combattere l'insonnia. Purtroppo si presenta sempre in momenti meno opportuni. Sessione merda. Allora, la mia tecnica suprema è vai su YouTube. Non volevo fare guard. Vai, allora, ti metti nel lettino, spegni tutte le luci. Prendi il cellulare e vai su Primitive Technology. È un canale YouTube di questo tizio neozelandese che si mette a costruire roba come fosse un uomo delle caverne. Ti assicuro, è tutto molto ASMR, video molto lunghi, molto belli. Ti assicuro, un tocca sana contro l'insonnia. Sweet bonus. Personal up, money up e Lilim. Squignoranza, ma Persona 5 Royale ha la stessa storia di Persona 5? Sì, fino a un certo punto. Porterei fino alla fine o anche quello lo finirei per conto tuo? No, Persona 5 Royale conto di portarvelo tutto in live. Perché tanto Persona 5 me lo sono giocato per i fatti miei. Persona 5 Royale. Magari non farò... non andrò avanti esclusivamente in live, perché molti elementi li avete già visti nelle live di Persona 5. Cioè, nelle live e nei video di Persona 5 normali. Ma magari mi prenderò più tempo io per fare, tipo che ne so, per rankare i social link, per farmi i giretti nel Mementos. Però al di là di quello, per la maggior parte lo porterò in live fino alla fine. E da settembre a ottobre vorrei iniziare un corso di teatro per avere un po' di esperienza per diventare doppiatore. Consigli? Corso di teatro non è per avere un po' di esperienza. Il corso di teatro ti è indispensabile per diventare un doppiatore, perché un doppiatore è un attore. Non lo fai per farti un po' di esperienza, ti serve per apprendere le basi fondamentali per diventare doppiatore. E consigli? Dacci dentro. Impegnati, studia. Ah, il cervello schifo. Hierophant. Quando Persona 5R lo porterei in live, con chi fare la romance? Vediamo, Jostix. Perché se c'è, se Sai Nijima è disponibile, ehi, Sai Nijima. Altrimenti sì, penso ripeterei Takemi. We must be loyal to the queen. Gesù mi ha detto di uccidere il presidente, consigli? Segui un nuovo messia. Posso suggerire Bodhisattva? Tanto per cambiare. Sempre sti... Lui era debole a Garu. Gabbo che lavoro fa? L'ottico. È un ottimo ottico. Non provo a fare quella nuova, Kazumi? No, Kazumi mi sa proprio di basic. Basic. Ciao Aiko, bentornata.
Ti sei perso un botto di roba, purtroppo. Secondo me l'autogestione, parli di doppiaggio o di in-tail? Di doppiaggio. Cioè, alle autogestioni in genere mi invitano come doppiatore, non per il gioco di ruolo. Se mi chiamano, se mi chiedono di partecipare a un'autogestione espressamente per il gioco di ruolo, parlerò di gioco di ruolo. Sylph. Direi persona magic up, energy up e sylph. You need to slap like now. Stronzi. Chi cazzo è che rompe i coglioni? Sti spammoni nelle chat di WhatsApp. Io odio essere in 6 miliardi di gruppi. Oh. Basic come Yukiko, peggio. Perché Yukiko almeno è un po' contenuta. Lei mi sa proprio de zozza infinita. Io voglio solo la protagonista femminile. Zozzone, Grovile. Mi dovrò far fare degli occhiali. Allora, la mia ipermetropia comincia a non farmi più sentire una supereroina. 11 decimi non poterli usare. Anch'io sono ipermetrope. Io ho 10 e mezzo e 10 e mezzo. Telegram meglio di WhatsApp, uso entrambi. Persona 5, persona 5 Royale sono due giochi diversi, Royale è un DLC. Royale è un po' come fosse la Game of the Year Edition. Ci sono parti aggiuntive, ci sono personaggi aggiuntivi, confidant aggiuntivi. Guarda MT, non lo so, non te lo so dire. Voglio farmi sbattere da come un telecomando rotto da Ryuji. Mi fa troppo ridere questa espressione. Allora, two more. Change to Arcana. Chest key. Yomotsu Shikome. E abbandoniamo Pixie Lirim o Moicane. Tanto l'abbiamo ottenuto. So se torneranno Riega, lo spingitore seriale. Boh. Però sì, lo richiameremo Dennino Riega per tradizione. Solo io penso che come prossimo faranno un remake di Persona 3, dato che è uscito un Persona 3 Dancing così off the blue. Io lo spero facciano un Persona 3 remake, perché penso che tra i nella nuova generazione di Persona, quindi Persona 3, 4 e 5, sia quello che più ha bisogno di un remake, perché è quello che meno rappresenta il gameplay come è veramente di Persona. Perché non potevi controllare i membri del party, c'erano delle cose che non andavano, e le meccaniche sono spezzettate in tre giochi, Persona 3, Persona 3 Portable e Persona 3 FES, è quello che più di tutti ha bisogno di un remake. Loro sono deboli a zio, mi pare. No? Garu? Agi? Ho i miei dubbi, ma... Agi? By the way, dopo un po' di anni fuori da Twitch è bello vedere che ci sei ancora. C'ero dalle live alle 10 di mattina. Sì, mi ricordo di te, that filthy weeb. Brava, Cie. Cie muore. Quasi. Ma perché non rifanno le mosse combinate tra persona come in persona 3? Come in persona 4? Le hanno rifatte, ma non usi persona. Vediamo se è buffo. Quello è al Kogan? Sì, ci somiglia molto. Non è debole a un cazzo. Però è resistente ai fisici. Sì, mo' sistemiamo, Teddy. Skill. La usa Yosuke. Che possa essere Kanji-kun? Sì, certo, Metal Face, che riesploreremo il castello. Eccolo lì! Kanji! Oh, cielo!
Grazie per la vostra attenzione uniforme. Alla fine ho penetrato questa struttura. Queste immagini che stanno arrivando in diretta sui vostri schermi arrivano direttamente dal paradiso del vapore. Ma devo ancora fare degli incontri affascinanti? Che questa calda nebbia sia la causa? È come se il vapore salisse dalla dolcezza. Il mio corpo... il mio corpo sta vibrando per l'eccitazione. Solo per uomini, Kanji Tatsumi nel paradiso roseo del vapore. Cazzo. È così, è tutto così sbagliato. Mi sembra che... cioè, mi ricorda molto lo show che aveva fatto anche Yukiko. No, non era così. Sono ancora quelle voci. Aspetta, sono più rumorose questa volta. Queste voci... mi stavo chiedendo di chi potessero essere, visto che c'è soltanto la vittima qui. Che sia la gente che è nel nostro mondo. Intendi, tutti quelli che stanno guardando il Midnight Channel stanno reagendo allo show. Se la gente sta guardando Kanji adesso, sarà una leggenda in un modo che non aveva mai previsto. Beh, in realtà è la sua shadow, non lui. Ma la, nuova, ma la, la gente normale non lo sa. Gli shadow si stanno rendendo irrequieti. Quella cosa sfuggente che cerco davvero. Credo io possa trovarla qui. Beh, andiamo avanti e più in profondità per raggiungere il reame del romanticismo. Iniziamo, diamine! Can I get an amen up in here? Now let the music play! To the moon! Quello era l'altro lui. Sta cercando di mostrare i suoi veri sentimenti. Sembra molto peggio della volta in cui abbiamo visto lo shadow di Yuki. Di questo passo potrebbe finire completamente a torso nudo. Odio Teddy. Torso nudo? Oh cacchio, ecco che ricomincia. Dovevo ridere? Succa, Teddy. Succhiamelo. Zitto, muto, in un angolo devi stare. Yosuke e Roy si sposteranno con la schiena attaccata al muro dopo questa, sicuro. Come siete prevenuti. Mess. Guess I never miss, huh? Erano deboli a Maragi o a Bufu? A Bufu. Quante perle sprecate. Raga, deve lavorare. E vive a Torino, non vive qua a Milano. Mi fate venire in mente la maglietta col Cristo Arcobaleno con la scritta Amen che indossato al Pride. Ottimo. Intanto c'è Cie che sta finendo gli SP e la cosa non va bene. Comunque a torso nudo era fantastica, mi ci impegno. Solo a me quando si è girato e se n'è andato mi è sembrato assomigliare a quei video Fitness with Best Friend. A Eligor. Personaggi, prendiamo Eligor. Cerio Tarkana grossissimo. Cosa ne pensi di Tokyo Mirage Session? Non ho un'idea, Mirko. Però non mi ispira un granché. So che tu ti ci stai prendendo molto molto bene, ma io al momento non mi ispira. A quanto pare i punti canali si sono fissati a 710 e non diminuiscono né aumentano. Mi dia una perla su questo. Twitch ogni tanto non funziona come dovrebbe. Non è una novità. Ma se faccio un gioco di parole con gli incantesimi di persona, vale come freddure? Dipende da quanto sono buone queste battute, questi giochi di parole. Sì, ma io sono d'accordissimo, Sefaretulo. Vieni qui! Cadi?
Ah, oh, gli ho dato vantaggio. Scapperà. Scappa. Che fastidio. Cieco gli SP al minimo e ho tipo ordinare amministrazione. Eh sì, perché lei dovrebbe essere più picchiona che magica. Ti vedo a corto di salute, lascia che ti dia una mano. Questa era proprio basic. Megidoro! Pa! Te e Gabbo avete mai pensato di convivere? Sì! Mataru Kasa. Attack up. Lei muore. Ah no! Beh, pensavo peggio. Ah, abbiamo capito che il Nisian Beast... Beh, magari è debole ad ama. Proviamoci. Sona! Non è debole ad ama, ma... Garu? Resistente ad... Lui non è debole a niente, sarà debole a Mudo a questo punto. Proviamo a tirare giù un Maragi, vediamo che succede. Ma buffo. Vai Cie. Non è debole nemmeno a Buffu. Defense down. Oh, mi spacca il culo. Papà. Dai raga. Brava Cie. Cosa fa Mepatra? Toglie gli status alterati a tutti. Beh, sappiamo bene che la storia della moneta di Gabo Gen va avanti da sempre. Sì. Senri, Empress Arcana. Proviamo un change to Arcana, vediamo che succede. Ovviamente mi cambia quello. Change to Persona. Ci abbiamo già Archangel. Però dobbiamo prenderlo. Sempre dal Justice Arcana togliamo Angel. No, i Kattos. Allora direi che raggiungiamo il prossimo. Il prossimo piano. Per quanto possiamo. Poi torniamo indietro. Ci facciamo curare dalla volpe. Poi torniamo qua a spaccare i culi. I calcioni di Cie sono sempre affidabilissimi. Non affidabilissimi in realtà. Cie è OP all'inizio del gioco, ma andando avanti. Gli altri PG la superano supremamente. Se. Purtroppo sì. Ale, Sonic Punch, bam. Allora abbiamo detto che loro, questi ciccioni, sono deboli a Agi. Mentre tu sei debole a un cazzo. Proviamo anche con te a usare Ama, vediamo che succede. Debole ad Ama. Già che ci siamo. La sua opinione sui Cavalieri dello Zodiaco. Che chiunque apprezza la versione... Cioè, chiunque disdegna la versione italiana non capisce un cazzo della vita. Della poesia, dell'epicità. Ha dei gusti di merda. Ehi, succede. Non è grave. Sì, prendiamo Henry. Qual è il suo keyframe preferito? Non so come risponderti. Mozushikome. È leveled up. Ci rimane forte solo in attacco fisico. In attacco magico è praticamente Junpei. Però ha il vantaggio di fare l'attacco di coppia con Yukiko. E Yukiko è una must have nel party. Perché cura e fa un botto di danni. E c'ha un sacco di SP. Se hai Yukiko con un minimo di leggendi MP sei inarrestabile. Sì. Double Fangs.
Tu non sei resistente a niente. Vai, rush. Dai, qualcuno mi tira giù un critico, per favore. Oh. Bravo, bravo. Siamo visti al Games Week e ti ho fatto domande sul doppiaggio. Io sto cercando ancora mentre il mio fratello minore ha trovato una scuola superiore. Un problema se ti farò quello della domanda in privato eventualmente. No, esiste tranquillamente la mia pagina Facebook per questo. Questo. Il motivo per tenersi CE in squadra è per poter ottenere questo con Yukiko. Quindi senza problema, Dracon. Sono davvero eccitato per l'uscita di Persona 5 Royal. Non riesco ad aspettare 2 mesi. Questo è il primo che prendo perché non sono molto bravo nell'inglese. Va benissimo. Ci sono più tigri in questo dungeon che nel nostro mondo. Sono l'unico a cui danno strafastidio le voci di Teddy qui e Fuka in Persona 3. Povera Fuka. Povera Fuka. Lasciamela stare. Già c'ha tanti problemi. Ah, c'era una porta che non abbiamo aperto. No, beh, il doppiatore di Lucifero, Erased, era una sega infinita. Assolutamente. Meglio cercarti su Facebook per email. Sulla pagina Facebook, non sul profilo, sulla pagina. Loro erano deboli, ah? Buffo, dobbiamo dare un po' di SP. Media. Ne approfittiamo. Ma sta roba c'era in Persona 4 originale? No, li hanno aggiunti gli attacchi di coppia in Persona 4 Golden. Cavalieri dello Zodiaco con i dialoghi più belli che io abbia mai sentito. È difficile trovare un cartone a quel livello. L'altro giorno mi sono visto il silenzio degli innocenti. C'era un personaggio con primario, una tipa doppiata da probabilmente un cane. Non ho mai visto il silenzio degli innocenti, purtroppo. Lui c'era Zengan? No. Ma è scale. Ah. Oh. Ce ne fottiamo, andiamo diretto. Ok. Sì, è normale, raga. Non è che ci sarà una chiave da qualche parte. I dungeon sono procedurali. Senti una voce. Un uomo non può farsi indietro in un momento come questo. Guardate, vi mostrerò quanto virile possa essere Kanji Tatsumi. Vieni qua, pezzo di merda. Col culo. Ciao The Dead, benvenuto. Dai raga, un bel critico per favore. Un critico, un critico, un critico. Ci è. Dio santo, Yosuke. Bravo. Oh, grande. Brava, brava Yukiko. Picon! Stop! Sire, mi sa che lei vivrebbe molto bene nell'800, più o meno. Change to Arcana. Ottimo. Two more half exp. Persona Magic Cap. Change to Persona. Death. Purtroppo dobbiamo dimizzare l'esperienza, ma almeno prendiamo lo sweep bonus. Abbiamo ottenuto un botto di roba. Death Arcana. Togliamo Senri dell'Empress. No, potrebbe servirci. Sylph, Devil, sì, togliamo l'Empress, tanto Death Arcana. Boh, l'exp dimezzata. Ma perché tutti i PG impanicati attaccano Yukiko? Non vorrei averli influenzati con la mia malsopportazione di Yukiko. Oh! Patapapam pam pam pam. Loro non sono gli stessi. Pursuing pesce! Ma zio! Ma zio!
prosciutto cotto, raga. Garu. Farei mai un nuovo doppiaggio insieme a Maurizio Merluzzo? Se intendi sul canale, non lo so. Se intendi nella vita vera, ah boh. Nel doppiaggio professionale è possibile. Maragi. Sweet bonus. Canale? Non lo so, Mauri è molto impegnato purtroppo. Chest key, skill card, soldi. Andrei a vedere il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo in uscita? No, non credo. Another level for me. Alleluia, abbiamo imparato Magaru. Allora, che cosa togliamo per fare spazio a Magaru? Bash, direi. Skill. Non ce l'ha lui Medea, ce l'ha soltanto Yukiko. Ciao. Sarebbe bello un Asmr in collaborazione con lui, fareste faville. Bravo, bravo Roy. Però non muore. Dio quanto ti odio, Teddy. Cosa ne pensi del trono del Muori? Non mi fa impazzire come contenuti. Molto bravo lui. No, io li voglio tutti e due. Voglio sia Obarion che Sakimitama. Change to Arcana. Sakimitama, Priestess Arcana. Oltretutto ci serve per il social link con Yukiko, quindi lo prendiamo sicuro e lo cambiamo con Goal. Ma è Media, Media o Medea? Io dico Medea, perché è Dia e Medea. Cioè, me è un suffisso che viene aggiunto per significare verso tutti, come Maragi, Mazio. Sei Magaru, non puoi metterlo al posto di Garu? No, ti conviene avere una il Garu singolo, perché così metti che devi farlo solo su una persona, spendi molti meno SP per farlo. Cioè, sempre meglio avere sia la versione singola che la versione di gruppo. Così risparmi SP. Greve, ma sì. Mabufu. E te pareva. Wow! E? Grazie, Yosuke. Le abbiamo provate con tutti, con tutte su di lui, tranne Bufu. Proviamo a dargliele di faccia, proprio. Non è debole, quello. Evil Touch. Guardate che non lo fa su C, eh. Ma Bufu! Protect me, Tomoe. Uff! Reflect! Reflect Bli... Bufu. Mm-hmm. Sacrifice. Attack. Il pesce. Excuse me. E faremo un Maragi generale, giusto perché sì. Ma Bufu. Tanto noi siamo resistenti a Bufu. Tu vai fuori dai coglioni. E bam. Cosa? Yosuke? Scappa, ho guadagnato un sacco di punti esperienza questa battaglia. Jinji Fundoshi. Cosa fa il Jinji Fundoshi? Sembra un nome inventato. Jinji Fundoshi. Porca troia il Jinji Fundoshi.
Skill Yukiko Medea. Ah, i tempi di Persona 3 in cui ti chiedevano se potevi scappare. Ha fatto Nigerunda Yo-Yo, scherzi. Ma cosa vuol dire che un nemico è debole ad un'abilità? Che se usi quell'abilità vuol dire che... che è knockdownato. E quindi puoi fare un odd attack. Abbiamo capito che poi... Repel... Oh, proviamo con Ama. Non abbiamo molte alternative. L'unica cosa che ci rimane da provare, perché non abbiamo Mudo. Lo pestiamo a mano? Lo pestiamo a mano. Bravo Yosuke, complimenti. Quando giocate a Luxastra avete tutti la mappa del mondo o andate a memoria per capire di che spigolo si parla? Andiamo abbastanza a memoria, poi se abbiamo dubbi possiamo sempre chiedere a Matt di farci vedere un attimo meglio la mappa. Ah pure! Ma che sfiga. Ah vabbè, voi siete quelli deboli a Garu, no? Cioè... Ma Garu, vecchio mio, Jiraiya! Sassi! Ottimo. A new foe. Ah no, shuffle time. Col cazzo. Sono agility up.